Buongiorno a tutti, benvenuti in questa diretta. Non so se sentite le campane in sottofondo, sono le ore 10 e noi saremo in diretta con Dario Reda. Con la sua storia diamo il via alle testimonianze di fede. Abbiamo avuto una lunga pausa e adesso ricominciamo con le testimonianze. La storia di oggi riguarda un ragazzo giovane, lui appunto è insegnante di educazione fisica di Padova e ha incontrato Dio grazie al calcio. Oggi ci racconterà Dario la sua storia. Deriva da una famiglia di non credenti, però come ben sapete Dio, la fede ha mille strade e quindi lui ha incontrato la sua strada e oggi è un fervente cattolico, infatti lo potrete seguire anche sui social, se andate a cercare Dario Reda su Instagram, fa delle bellissime cose. Io adesso aspetto che vi collegate tutti, aspetto anche l'entrata di Dario in modo da poter fare la nostra diretta. Poi se avete domande da fare le potete scrivere, diciamo, qui in diretta, così io poi alla fine le leggo. E grazie intanto a tutti coloro che già si stanno collegando. Aspettiamo anche l'entrata di Dario. Un saluto a tutti intanto, un saluto ad Alberto, Anna, Chetti, Paola, un saluto a tutti. Diciamo che queste dirette mi sono mancate, ma soprattutto mi sono mancate le storie, le testimonianze, perché poi ogni storia lascia un qualcosa di speciale dentro il cuore e tutte hanno qualcosa da insegnare. Anche la storia di oggi sicuramente ci insegnerà tanto. Vediamo se arriva Dario. Nel frattempo io controllo qui se c'è tutto. Dovrebbe arrivare, sono le 10, quindi tra poco si collegherà. Nel frattempo collegatevi in tanti così potete interagire in diretta. Poi io diciamo, questo video lo caricherò su YouTube in secondo tempo e lascerò il reel anche su Instagram, quindi lo troverete sia su Instagram che su YouTube. Ecco, Dario è arrivato e adesso lo facciamo partecipare alla nostra diretta. Eccolo qua. Dovrebbe entrare. Io ho accettato, quindi lui dovrebbe entrare. Dovrebbe entrare nella diretta. Accetta. Trasmetti in diretta. Perché non entra? C'è qualcosa che non va. Dario, provo a farti io richiesta perché non entra in diretta. Allora. Dice che Dario non può partecipare. Riproviamo. Invita. Accetta. Trasmetti in diretta. Eccolo. Ciao Dario. Ciao Rita. C'è stato qualche problemino, non riuscivi a entrare. Sì, sono riuscito, sono rientrato da grande tecnico informatico e niente, vabbè, adesso funziona. Sto Benissimo, benissimo. Intanto come stai? bene, sto bene. Una bella Ti vediamo, giornata oggi. sei molto attivo sui social, ogni giorno pubblichi, evangelizzi, insomma, tramite i tuoi canali.
Quando riesco, è il modo più veloce per arrivare soprattutto ai miei alunni a scuola, visto che stanno tutto il giorno sui social loro. Bravissimo, infatti tu sei l'insegnante di educazione fisica a Padova. Giusto? E devo dire che la tua storia è particolare perché tu, a differenza di altri, non nasci e cresci in una famiglia cristiana, ma nasci e cresci in una famiglia di non credenti, tant'è che né tu né tuo fratello eravate battezzati. È vero, Rita, quello che dici, nel senso che mio papà è libanese, del Libano, è cresciuto in una famiglia musulmana. Mia mamma in realtà nasce e cresce in una famiglia molto cattolica, solo che crescendo poi appunto si è un po' rotta di questa oppressione della famiglia e anche lei si è un pochino allontanata da questo mondo. Questo è il background, ecco, da cui si parte. Sì, né me né mio fratello abbiamo ricevuto il battesimo, questo è il succo, no? Da appena nati. Ma la tua storia mi colpisce perché da quello che ho letto tu hai incontrato Dio tramite il calcio. Ecco, ti chiedo quando ti sei rivolta a Dio per la prima volta? Domanda un po' strana, nel senso che ho incontrato Dio in una partita di calcio, fa molto slogan, fa molto specchietto per l'allodole, nel senso che attira come frase. Certo che ridurlo a questo è per quanto mi riguarda limitante, però va bene, insomma, ho incontrato Dio in una partita di calcio, vero. Quando mi sono rivolto a Dio per la prima volta, bella domanda, nel senso che c'è sempre questo rischio, anche oggi, di parlare con se stessi e basta, no? Io lo facevo anche prima quando mia nonna, mamma di mia mamma, molto cristiana, molto cattolica, sempre inserita nel contesto religioso della parrocchia, mi diceva: dai Dario, di una preghierina per l'esame, dai, prima dell'interrogazione, di una preghiera. Quindi non so esattamente se fossero rivolgersi a Dio, ma io dicevo: dai, portami bene, qualcosa del genere, ecco. Però questa partita di calcio famosa di cui parlavi tu, in realtà è stato un po' il punto fermo per quanto mi riguarda, poi sicuramente ce ne sono altri che a me non sono noti, in cui mi sono aperto a qualcosa di un po' di più, cioè mi ha incuriosito questo mondo fino ad allora sconosciuto. Ed è stato il 13 marzo del 2005, era un martedì sera, guardavo l'Inter, ero e sono tifoso dell'Inter. E all'epoca giocava un calciatore nell'Inter che era Adriano l'imperatore. Dopo che ha segnato, era il mio idolo lui, dopo che ha segnato un gol, Inter contro Porto, erano gli ottavi di Champions, fa vedere sotto la maglia dell'Inter una maglia che aveva preparato con scritto Filippesi 4-13. Ecco, da fan di Adriano, di quel calciatore lì, io avevo bisogno di sapere tutto della sua vita, dove abitava, cosa mangiava, il nome della ragazza, i suoi tatuaggi, i suoi sponsor, come si vestiva, tutto. E dovevo sapere anche in quel momento lì, dopo aver segnato, cosa volesse dire con quella maglietta. Cioè, era il suo mondo, doveva diventare anche il mio, no? Filippesi 4:13. Vado a letto col dubbio, ma la mattina dopo avevo religione, ero in terza media, era la prima ora, il mercoledì, in terza media avevo religione. E la prof, vedendo che io e il compagno di banco, Giuseppe, disturbavamo la lezione perché parlavo di Adriano che faceva tripletta il giorno prima, molto animatamente, arriva lì e dice: Dario, perché non dite a tutta la classe quello che vi state dicendo? Certo non potevo dire Adriano che fa tripletta perché era questo l'argomento di cui parlavo, però mi è venuto in mente quel dubbio della sera prima, Filippesi 4:13, che non sapevo potesse riguardare la religione. Però avevo un sentore che diceva: Madriano, come tanti calciatori brasiliani, magari so che è molto religioso, potrebbe essere. Io gliela butto lì alla prof, magari mi fa anche i complimenti invece che riprendermi e basta. Sì, prof, cos'è Filippesi 4:13? Anche senza tanta speranza, in realtà gliel'ho buttata lì. E da lì si è aperto un mondo. Sì, Dario, Filippesi, lettera di San Paolo al popolo dei Filippesi, che tra l'altro domenica prossima sentiremo nella liturgia, quindi vabbè. Se vai sulla Bibbia la trovi. Trovi la frase che Adriano voleva dire con quella maglietta, per me questo era tutto. Solo che io non sapevo cosa fosse la Bibbia, cioè sapevo che era un libro che c'entrava con la religione, ma non avevo
beneamente cosa fosse, dove cercare, eccetera. Però sapevo che potevo contare su mia nonna. Ecco, mia nonna e la religione erano la stessa cosa. E allora, subito quel giorno lì, mercoledì 14 marzo 2005, sono andato da mia nonna a chiederle una Bibbia. Volevo sapere, Adriano, cosa voleva dire con quella maglietta. E vedo, leggo, Lettere ai Filippesi, capitolo 4, versetto 13, tutto posso in colui che mi dà la forza. Colui, forza. Mi attraeva come frase. Però, diciamo, ecco, questo è il primo momento in cui sono entrato, forse con entrambi i piedi, e non uno dentro, uno fuori, nel mondo della religione cristiana. Poi, certo, si possono discutere i modi, si possono discutere anche in che termini. Certo, all'epoca l'ho fatto solo perché volevo diventare Adriano come calciatore. Però sì, questo è, diciamo, il primo assaggio di Dio. Quindi diciamo, per la prima volta chi ti ha parlato di Dio? Beh, nonna, mamma di mia mamma, al 100%. Lei, ancora prima di questa partita, che era il 2005 e io avevo 15 anni, lei ogni tanto: dai Dario, dai vieni a messa, dai di la preghiera con me, dai di questo, dai fa quello, e bla 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 bla. C'era questo mondo che un pochino mi attraeva, ma non mi interessava troppo. Poi, vedendo mia nonna, dicevo: bello, ma è roba da vecchi. Però sì, mia nonna è sempre stata una costante, molto silenziosa, molto goccia che un po' alla volta scava la roccia, ma silente, ma allo stesso tempo molto pedante e paziente. Sì, la nonna. È vero che invece la prima volta in chiesa a messa ti ha portato una ragazza? Allora, diciamo che non è la prima volta, ma è stata una di quelle volte in cui però è stata fondante per me come volta. Cioè, le volte prima era sempre attorno a quel 2005 con Adriano, perché seguiva il mio voler diventare come lui, e oltre ad essermi preparato le magliette con scritto Filippesi 4:13, ho dovuto dire e pensare: per diventare come Adriano mi devo preparare le magliette, ma devo anche andare a messa. Era la mia ricetta per diventare un calciatore forte, no? E allora andavo a messa con mia nonna, cioè lo facevo per diventare Adriano, quindi ci andavo anche a 15 anni per diventare Adriano. In realtà poi sì, a 18 anni, in quarta superiore, quindi 4 anni dopo, ho conosciuto questa ragazza, che era mia compagna di classe in quarta superiore, Irene, e abbiamo cominciato a uscire assieme. E racconto questo primo episodio che è determinante. E una delle prime volte che uscivamo assieme qui a Padova, io sono di Padova, lei mi dice in maniera molto categorica, anzi, cioè, come se non si potesse scendere a compromessi, cioè per lei era fondante questa cosa, mi dice: Dario, dobbiamo parlare però. E io già un po' così, vabbè. No, dobbiamo mettere in chiaro le cose, mi dice ancora Irene. Perché con il ragazzo con cui stavo assieme prima, continua lei, è andata a finire male la storia, perché a lui non andava bene che io cantassi nel coro della chiesa e andassi a messa, fossi scout e fossi animatrice dell'Azione Cattolica. Queste sono le quattro cose che mi ha detto. Molto attiva questa ragazza. Moltissimo attiva, ma super attiva. Però io ho detto: io non so neanche cosa siano queste cose qui, ma non posso fare questa figura, cioè devo inventarmi qualcosa, insomma, devo far finta che anch'io sia accondiscendente o che c'entri con questo mondo. E allora l'ho inventata, ma forse un po' troppo, l'ho fatta un po' troppo grossa. Infatti mi ricordo che la mia risposta di impeto per attrarla è stata: ma Irene, ma io sono capo scout, animatore ACR da una vita, vado a messa tutti i giorni e anch'io canto nel coro della chiesa. Cioè, volevo che farla grande questa cosa qui, no? E lei, ho detto: forse è stato un po' troppo. Ma in quel momento lei mi ha abbracciato, e abbracciandomi, per fortuna, non, cioè, bello, bello, perché mi ha abbracciato, ma non ha visto la mia faccia. Cioè, lei era qua, che bello, e io tipo ho detto: ma che cacchio ho detto? Forse è un po' troppo così. Ecco, ho creato un palco in quel momento lì, che non volevo sgretolare subito. Poi è stato sgretolato con un po' di tempo, per carità, dopo è un'altra storia questa. Però le settimane successive a questo momento erano a secondare il palco creato da me stesso. Quindi il mercoledì sera, me le ricordo a memoria, mercoledì sera c'erano le riunioni scout e io da capo scout dovevo andare. Sabato pomeriggio
C'erano i bambini dell'azione cattolica e io da animatore andavo a dare una mano, ovviamente. Per fortuna non mi hai chiesto, vieni a cantare nel coro della chiesa anche tu, perché sennò lì sì che crollava il palco. Però io che andavo a messa come lei tutti i giorni, vuoi non andare a messa? Vuoi non andare a messa la domenica con lei? E allora lì, ecco, che partivano queste avanti e indietro da casa mia alla sua parrocchia in bicicletta tutte le domeniche, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Quindi sì. Però Quindi ti ha qualche anno prima. incastrato. Mi ha incastrato molto, sì, ma qualche anno prima andavo per diventare Adriano, qualche anno dopo andavo per stare con Irene, quindi c'era sempre un motivo che mi faceva muovere, ecco. Mandavi sempre da Dio. Allora, sempre da Dio, ma in realtà poi la chiave di svolta in tutto questo è stata una domenica in cui stavo per ripartire, per andare da Irene, a messa con lei, e mi manda un messaggio prima che partisse e mi dice, Dario, guarda, oggi non serve che vieni perché sono malata. E io in quel momento lì ho detto, finalmente, cioè che bello, una volta che non mi rompe una domenica mattina posso stare a casa. E in quell'istante lì c'è stato quel qualcosa che ha un po' scombussolato la mia storia, perché da che bello posso dormire di più, è stato il mio primo pensiero, a ma sai che in realtà, e mi faceva strano anche da dirmelo tra me e me, ma sai che in realtà sento il bisogno di andare a messa, e mi faceva proprio strano da dire, cioè, non riuscivo neanche a dirlo. Sta di fatto che sono uscito di casa mia quella domenica lì, in cui non dovevo andare ad Irene perché era malata, e sono andato nella chiesa della mia parrocchia. All'epoca avevo 18 anni e per 18 anni io non avevo mai visto la chiesa dentro. Sapevo che era lì, perché il campo da calcio dove facevo vedere qualche anno prima le magliette di Adriano era a fianco, ma vabbè. Sono arrivato lì, messa ormai finita, ma non mi interessava quello che stava succedendo lì. Però mi sono seduto in fondo alla chiesa, proprio in fondo, e guardavo Gesù dall'altra parte, così. Ah, pochi minuti, era finita ormai la messa, ma mi ricordo solo una cosa: stavo bene, ho detto, ah, mi sento a casa, pochi minuti. Però ho detto, non sono qui né per Adriano né per l'Irene. Ah, che bel posto, che bene che sto, sono a casa. Ah, e da lì poi forse ho preso in mano un po' tutta questa cosa qui. Ma se dovessimo, diciamo, riassumere la tua storia con un passo del Vangelo, quale sceglieresti? Faccio estrema fatica a darti una risposta, perché sarebbe semplicistico dirti tutto posto in colui che mi dà la forza, nel senso che è quello da cui è partito, Adriano, c'è la bella storiella dietro, bene. Anzi, in questi giorni sto proprio meditando questa frase, perché come ho detto prima, domenica prossima, la 28ª del tempo ordinario, ci sarà proprio Filippesi 4:13 nella seconda lettura. E l'ho ripresa in mano e ho detto, ma adesso, dopo tutti questi anni, cosa significa per me tutto posto in colui che mi dà la forza? E è totalmente cambiato il significato della stessa frase. Detto questo, però, faccio fatica a dirti un passo, perché ogni giorno, quando prendo la Bibbia in mano, quando prendo il Vangelo del giorno in mano, quando medito il Vangelo della domenica, ogni volta dico, è questa la chiave, perfetto, perfetto. Poi lo prendo la volta dopo, no, no, è questa, è questa, no, no, è questa, no, no, è questa, non è questa, e non riuscirei proprio a dirti qual è uno. Cioè, ogni volta che ne prendo un brano, c'è sempre. Questo è il più bello e poi cambia. No, questo per me è svoltante completamente. No, no, questo per me è edificante. No, non ce n'è uno, non ce n'è uno. Perché se ce n'è uno vorrebbe dire escluderne gli altri, non vorrei. Ce ne sono troppi, ce ne sono davvero troppi. Senti, dal momento in cui sei diventato cristiano, anche la tua famiglia lo è diventata. Bisognerebbe partire da che cosa vuol dire essere cristiani. Allora, provo a fare ordine in questa domanda e parlo dei vari personaggi. Mia nonna è morta nel 2018 e al funerale, anzi no, prima parto perché sennò anticipo altre cose, parto dai miei genitori. Mia mamma, cresciuta in una famiglia molto cristiana. Cresciuta in una famiglia dove tutte le sorelle, compresa mia mamma, a scuola dalle suore, tutti i fratelli in seminario, cioè, si è rotta. Crescendo, appunto, si è allontanata, ma poi con me, che ha visto fare questo cammino che si chiama catecumenato, no? Il catechismo degli adulti, si
un pochino riavvicinato, adesso la domenica andiamo a messa assieme ed è bello, ed è bello. E mio papà, musulmano, poi anche lui si è allontanato anche dalla fede islamica. E diciamo che non mi dava molte soddisfazioni nel mio cammino del catecumenato, ma nemmeno mi diceva non farlo. Mi ricordo la notte del battesimo, 23 aprile 2011, qui in Duomo a Padova, aveva il foglietto per seguire la celebrazione, ma dentro aveva il telefono e ci giocava, un po' come io quando volevo diventare Adriano con mia nonna nel 2005. Va bene, ci sta. Adesso in realtà ultimamente siamo tornati in Libano anche da poco ed è lui in primis che dice: Dario, dai, ti porto insieme a tuo fratello Daniele, vi porto nei posti dove è stato Gesù, perché il Libano, soprattutto il sud del Libano, io sono di Tiro, è posto biblico. E poi c'è mio fratello, e qui apro una parentesi un po' più grande rispetto a quella dei miei genitori. Mio fratello Daniele, lui ha 3 anni in meno di me, è del 93. E nel mio catecumenato 2009-2011, diciamo che non era d'accordo, molto d'accordo su quello che stavo facendo. Ometto le offese, non dico quello che diceva, ma insomma, diciamo che non era d'accordo. E poi nel 2011, io il 23 aprile ho ricevuto il battesimo. Lui a settembre dello stesso anno, quindi qualche mese dopo, è diventato catecumeno. E il 31 marzo del 2013, sabato santo, di 2 anni dopo, Daniele, mio fratello, ha ricevuto il battesimo, è diventato cristiano. E la cosa commovente, che mi commuove tuttora, è che io con lui non ci ho mai parlato di questa cosa, non è che gli ho detto, Daniele, fallo anche tu, dai, perché cambia la vita, dai, fai anche tu questo cammino, non è che ti interessa, non ho mai parlato con lui di questa cosa, e chi magari ha fratelli maschi, tra maschi, si fa fatica a affrontare questi argomenti, insomma, si parla forse di altro, almeno per me. Ma tramite amici in comune, Daniele ha scelto di fare il catecumenato, di diventare cristiano perché ho visto Dario felice e volevo essere felice anch'io. Risposta molto lineare, molto infantile, ma forse c'è bisogno di questo, no? E a me la cosa che commuove è che ha visto Dario felice, ma io non è che gli ho detto Daniele sono felice, non è che l'ho convinto, gli ho Però la raccontato della mia. E questa per me la testimonianza più grande che si possa fare, cioè si può parlare che è bello essere cristiani, si può testimoniare che è bello essere cristiani senza dover per forza parlare, cioè, e per me è monito quotidianamente quando sono a scuola, quando vado in giro, quando sto con le persone, cioè testimonio Cristo senza dover usare le parole. Le persone che mi vedono, che stanno con me, dicono: qual è la fonte della sua felicità che io non ho? Come si chiama? Come si chiama? Gesù Cristo. Ecco, anch'io lo voglio, anch'io voglio conoscerlo. Ed è forse la testimonianza più semplice, ma più Sentiamo. edificante, più Sì. attrattiva Senti, di tutte. ti faccio questa Dimmi, domanda vai. a questo punto, visto che hai proprio preso questo discorso di testimoniare Cristo a volte senza parole. E io vorrei chiederti se vuoi dire qualcosa a quei giovani non credenti che non vanno in chiesa. Metterei innanzitutto su due piani diversi le due parole che hai detto, non credenti e che non vanno in chiesa. Io mi rendo molto conto che a scuola, stando in un ambiente scolastico dove sicuramente il Vangelo, come lo si pensa oggi, non è al centro dei discorsi, no, tra i ragazzi, però standoci insieme, annusando, fiutando, scrutando i discorsi, i loro visi, i loro atteggiamenti, le loro espressioni, ci si rende conto che tutti, nessuno escluso, ha voglia di buona notizia, ha voglia di Vangelo. Il problema è più a monte rispetto a questo, però. Certo che se io arrivo a scuola e gli dico: oh ragazzi, leggiamo la Bibbia oggi, mi dicono: prof, vai a quel paese, e fanno bene, e fanno bene. Oh ragazzi, chi è che viene a messa come la domenica? E ti mandano a quel paese un'altra volta e fanno bene e condivido. Hanno voglia, lo chiedono pur definendosi atei, pur dicendo che la Chiesa fa schifo, pur dicendo che i preti per loro non sono esempi credibili. Tutte cose mosse da un fastidio
dà una voglia di risposte, dà un bisogno non soddisfatto che noi più grandi dovremmo semplicemente accogliere, senza gambe tese, senza costrizioni o obblighi, ma semplicemente con la nostra testimonianza silenziosa. Io posso portare nel mio piccolo degli esempi meravigliosi di ragazzi che il primo giorno, se gli dicevo, oh, guarda la Bibbia, ti dicevano, prof, ecco, senza dire brutte parole, ma a distanza di anni sono loro a venirti a chiedere, prof, ma lei perché è felice? E allora puoi instaurare un dialogo che 3 anni prima non avresti mai potuto fare. Prof, e questo me lo ricordo ancora come se fosse ieri il messaggio, per caso domani mi può portare una Bibbia? Cioè, io ho detto, ma come fai a dirmi una cosa del genere? Che bello! Purtroppo siamo troppo vincolati dalle nostre tempistiche, vorremmo che tutto si incanalasse secondo i tempi che dettiamo noi, ma chi siamo noi per dettarli questi tempi? Vorremmo tutto subito. E il Vangelo di domenica prossima dice proprio che una cosa bellissima, il regno di Dio è un invito a noi. Se è un invito, non c'è nessun obbligo, non c'è nessuna costrizione, puoi anche rifiutarlo e rifiutalo pure, ma mi rendo conto, andare a messa escluso, perché è proprio la punta dell'iceberg l'andare a messa, ma l'aprirsi ad un amore che è altro da te, aprirsi ad una felicità che non dipende dalle cose che faccio e che devo raggiungere con le mie forze, questo tutti sono chiamati a una cosa così, tutti sono chiamati a all'oltre. All'oltre, e se tu poi magari lo chiami Gesù Cristo, loro un pochino si induriscono perché pensano a chiesa, parroco, messa, eccetera. Però bisogna semplicemente dar modo a loro di muoversi in questo, perché non esiste persona che non sia chiamata a un qualcosa di più grande rispetto a questo. Non c'è persona che non sia chiamata a questo. Che poi questo si traduca in vado a messa per celebrare il mistero, bene, ma se non è così, ma ti apri comunque a un qualcosa di più grande, ma ben venga, ma ben venga. Io ti ringrazio per questa testimonianza preziosissima, perché oggi abbiamo bisogno di veri testimoni autentici, soprattutto per quei giovani che ancora non conoscono Gesù, non conoscono la parola di Dio. Quindi grazie anche per quello che fai tramite gli strumenti tecnologici. Grazie, grazie a te. Poi volevo dire che questa diretta rimarrà su Instagram e verrà caricata su YouTube subito dopo. Poi, se tu sei d'accordo, ti nomino collaboratore in modo che potrai anche mostrarla nel tuo profilo. Certo. Quindi adesso ti lascio e ti ringrazio ancora. Grazie per questa possibilità ancora di testimonianza e l'unico augurio che posso fare da cristiano innamorato di Gesù Cristo e da anche sportivo e insegnante di scienze motorie è buona strada, buon cammino a te e a Grazie, voi. grazie. Buona giornata. Ciao. Ciao.